Music and Tech. Tema molto caldo delle ultime settimane. Lo affrontiamo quest'oggi Music and Tech ed è quello di WhatsApp. WhatsApp che ha inviato una notifica e avvisando di una modifica alle condizioni di privacy del proprio servizio per cercare di unirlo al meglio con Facebook. Per l'occasione abbiamo qui ospite Andrea Trapani, giornalista tecnologico e fondatore del sito Mondo 3, quindi esperto anche di telecomunicazioni, che ci spiega un pochino meglio cosa sta succedendo. Ciao Andrea. Ciao Andrea. In questi giorni ci stiamo facendo tutti una domanda, soprattutto chi utilizza lo smartphone per la messaggistica praticamente tutti i giorni. Insomma, cosa succederà l'8 febbraio a chi non avrà accettato i nuovi termini contrattuali con WhatsApp? Quel messaggino che appena si apre WhatsApp chiede appunto di accettare nuove condizioni. Fondamentalmente nulla, se ne è parlato molto, moltissimo in questo periodo. La società, che poi è Facebook, perché WhatsApp è di Facebook, cosa ha fatto? Ha deciso di rinviare di 3 mesi quello che sembrava un ultimatum ai più, visto che ci sono state molte critiche e soprattutto un grande esodo, questo mi ha sorpreso, verso altri servizi messaggistica come Signal, Telegram, entrambi molto famosi, di dare più tempo per l'ultimo aggiornamento. Insomma, WhatsApp ha deciso di tornare non indietro, ma di spiegare almeno come stanno le cose, visto che ha creato un sacco di confusione. La comunicazione di Facebook in questo caso non è stato un granché, perché fondamentalmente in Europa e in Italia, quindi ovviamente, non sarebbe cambiato molto, ovvero del legame tra WhatsApp e Facebook sul passaggio dei dati, tanto che la stessa WhatsApp ha scritto sul suo blog, non è proprio la prima pagina che apriamo, però ogni tanto è utile farlo, e si legge che poiché la circolazione di informazioni errate e non veritiere ha causato preoccupazione, desideriamo fare chiarezza e assicurarci che tutti comprendano i principi su cui ci basiamo. Su questo lo diciamo anche noi, più chiarezza, e soprattutto WhatsApp dovrebbe finalmente chiarire, questo è un invito a Zuckerberg, qual è il rapporto con Facebook, perché questa è la cosa che fondamentalmente da oggi, soprattutto nel futuro, su cui dovremo discutere.